per molti cittadini il sindaco è l'unico pezzo di Stato di cui si possono fidare. Eravamo un po' stanchi di una certa narrazione del nostro territorio che puntava soltanto al lamento. Abbiamo cercato di concentrarci su quello che abbiamo, che poteva rappresentare un valore. Il Comune di Lauriano è stato uno dei primi a volere fortemente la creazione di un'associazione fondiaria. Per noi l'ambiente può essere l'elemento su cui puntare proprio per sviluppare nuova imprenditorialità sul territorio. Combattiamo come un po' tutti i piccoli comuni contro questa piaga dello spopolamento. Consentire che questa località così bella sia conservata anche per le generazioni future. Terreni demaniali negli ultimi decenni erano andati a finire nelle mani della criminalità organizzata. Siamo riusciti a recuperarli. Abbiamo costruito un'azienda agricola pubblica. Abbiamo investito in progetti che possano non solo cambiare in meglio la vita delle persone oggi, ma che possano fare una semina positiva per quella che sarà la comunità di domani. Sono 50 abitanti fissi tutto l'anno. Noi siamo costretti a essere a contatto con quelle che sono le reali esigenze quotidiane del tuo paese, dei tuoi cittadini. Abbiamo il compito di cercare di portare all'amministrazione successiva un paese che sia un po' meglio di come lo si è preso. È la funzione di noi sindaci di questi piccoli borghi che rappresentano sempre l'ossatura della nostra nazione. Il sindaco è una cosa che scegli di fare e come tutte le scelte ha dei costi, ma credo che alla fine il bilancio, almeno nel mio caso, è sicuramente positivo. Insieme alla propria comunità si possono realizzare tanti cambiamenti. È la più grande e straordinaria esperienza che un essere umano possa vivere.